Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli, grazie a San Giovanni Paolo II è stata istituita la festa della Divina Misericordia che coincide con la Domenica in Albis o la seconda Domenica di Pasqua, quella cioè che segue la solennità principale della Chiesa e della fede cristiana. Tra l'altro è oggi, a causa della non sincronia di calendario, che gli ortodossi, i nostri fratelli della Chiesa ortodossa, celebrano la Pasqua. Allora vogliamo rivolgere loro i nostri migliori auguri, anche perché conosco un sacerdote ortodosso non lontano dalla nostra zona, amico, che in questo momento sta finalmente, dico finalmente perché dopo di noi, celebrando la Santa Pasqua. Ebbene, se il Giovedì Santo noi abbiamo contemplato l'istituzione di Gesù dell'Eucaristia e del sacerdozio, oggi in occasione di una delle sue prime manifestazioni, apparizioni da risorto agli apostoli, vogliamo celebrare, a proposito di misericordia, l'istituzione della confessione, del sacramento della riconciliazione da parte di Gesù, quando dice ai suoi: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete non saranno rimessi. Vale la pena ricordare che gli apostoli sono stati i primi vescovi, i primi ministri del Signore, consacrati per questo ministero così importante, e si sono fatti propagatori dell'annuncio del Signore, testimoni del suo amore e della sua misericordia, inculcando nelle comunità cristiane primitive lo spirito di condivisione delle risorse, dei beni, in comunione, perché tutto questo era il risultato di un'altra comunione importantissima, la Santa Comunione, l'Eucaristia, che veniva celebrata nell'annuncio della parola e nel memoriale della passione, morte e risurrezione di nostro Signore, che trovava il suo momento apicale nel momento in cui i fedeli ricevevano appunto la Santa Comunione, il pane consacrato, il corpo, l'anima, il sangue e la divinità di nostro Signore Gesù Cristo, di cui i fedeli in questi giorni, già da qualche tempo, a causa delle restrizioni di mobilità e di aggregazione sociale, si stanno purtroppo privando, ma speriamo che questo finisca presto e al più presto possibile. Forse, ecco, ancora meno di un mesetto e poi potremo finalmente, con le dovute precauzioni e la nostra preghiera, il nostro auspicio, accedere alla Santa Messa e ricevere la Santa Comunione. Ma quello che voglio dire, la parola ancora, o qualche parola ancora che voglio spendere, riguarda, perché no, la misericordia, che è uno degli attributi più belli di Dio, forse il più bello, perché esprime il modo con il quale Dio ci ama. Avere uno sguardo di compassione, di vicinanza sui miseri, su coloro che sono afflitti, su coloro che sono feriti dalla vita, su coloro che sono sofferenti. Questo allora significa che Dio è il guaritore, Dio è il soccorritore, Dio è qualcuno che non è indifferente ai nostri bisogni, alle nostre necessità, alle nostre pene. Un grande teologo, potremmo dire contemporaneo, Romano Guardini, anche se era un po' melanconico, diceva che nell'aldilà, al giudizio di Dio, oltre a sentirsi porre delle domande da parte del Signore, fatto il bravo, ecco, a sua volta si proponeva di porre delle domande al Signore circa quella che è la spiegazione al male che affligge gli innocenti, che affligge i bambini. Ed è proprio a partire da questo fenomeno inequivocabile che è nato tutto un pensiero, una scienza, la teodicea, su Dio da un punto di vista filosofico, e che si è sviluppata anche la teologia, che ha sempre cercato di conciliare come l'esistenza di un Dio che è bontà possa poi spiegare la presenza nel mondo, nella storia, per gli uomini del male. Male fisico, male morale, male fisico che Dio permette,
male morale che Dio permette, ma che sicuramente non vuole, altrimenti contraddirebbe se stesso. C'è da dire purtroppo che la teologia cattolica, ma anche quella cristiana, parliamoci chiaro, più in generale, ha sviluppato per secoli la considerazione su vari attributi di Dio: l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra, ipsum esse subsistens, colui la cui essenza è l'esistenza, e allontanandosi forse, scollegandosi da quella che era anche la comprensione immediata del popolo di Dio rispetto a quella esigenza di sapere di più di Dio. Un sapere che però, grazie a Dio che ci dà il dono della fede, veniva evaso dall'esperienza di Dio, nella quale tante persone virtuose e tanti santi, nei momenti di maggiore afflizione, non si sono mai sentiti abbandonati dal Signore. E perché? Perché percepivano quella vicinanza e quella presenza del Signore nel cuore delle loro prove attraverso l'esperienza di Cristo crocifisso, che li aveva preceduti su questo stesso cammino che conduce al Calvario esistenziale. E di fronte alla morte, alla sofferenza di tanti innocenti, io mi dissocio dai pontefici del sapere che cercano di scomporre il capello in quattro e di dare necessariamente delle spiegazioni. Entriamo nel mistero, che non significa però qualcosa di irreale, di evanescente, di incomprensibile, di contraddittorio in ciò che Dio è e in ciò che Dio fa, ma è un segno anche quello della sua bontà. Perché il Signore è capace, nella sua onnipotenza, di ricavare anche dal male il bene. Noi facciamo solo e sempre pasticci, noi uomini, anche quando vogliamo fare il bene. Per Dio, invece, quando c'è il male, riesce a ricavarne un bene, alle volte anche maggiore. E credo che col senno di poi lo sperimenteremo anche a pandemia cessata, anche se qualcuno incomincia a fare qualche battuta, no? A proposito anche dei vantaggi del coronavirus, che non investe soltanto i bambini che magari in questi giorni non stanno andando a scuola, ma riguarda anche quella riscoperta, rivalorizzazione del tempo, dei legami familiari, della solidarietà verso gli altri, che viene proprio stimolata dal contatto tangibile, che forse frettolosi come eravamo avevamo dimenticato, con la sofferenza umana. Ed è qui che si ristabilisce evidentemente quell'equilibrio, quell'armonia di cui un Dostoevskij ne era scettico di fronte alla cattiveria immensa di quell'uomo che fece sbranare un bambino da una muta di cani per un piccolo furterello nel suo orto, qualcosa di terribile davanti agli occhi della mamma. Che cinismo. Eppure non c'è bisogno della letteratura, non è fantasia l'evocazione di manifestazioni e fenomeni del genere, quando vediamo come l'umanità lontana da Dio sia così crudele. Qualcuno negli anni 70, negli anni 80, negli anni 60, ecco, metà degli anni 60, 70, ha voluto sviluppare un pensiero, quello dell'ateismo filosofico, che poi è diventato ideologico, che poi è diventato militante e che poi è diventato un fallimento quando Dio è ritornato, possiamo dire, come concetto, come presenza prepotentemente sulla scena pubblica, anche se in maniera ideologizzata, fondamentalistizzata, scusatemi il neologismo, attraverso tutto quello che abbiamo sperimentato con la recrudescenza della violenza all'interno, per esempio, dell'Islam, che sicuramente non professa l'ateismo, ma che trasforma e sfigura quel concetto di Dio misericordioso molto presente in questa religione, ma che non fa quel salto di qualità nella carità cristiana, di cui la misericordia è sicuramente un'espressione.
E allora quando riflettiamo, cari fratelli e sorelle, su tutte queste cose si potrebbero scrivere, sono state scritte, tesi di dottorato, saggi, libri, trattati, tomi su tutto questo, ma non se ne parlerà mai abbastanza, possiamo dire che nella considerazione della cattiveria dell'uomo, nella considerazione della bellezza, della purezza del corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, il popolo di Dio, i battezzati, vediamo come allora il male, quel male volontario, quel male umano che gli uomini perpetrano contro altri esseri umani, contro altri simili, ma anche contro altre creature che sono presenti nella natura con il suo ordine, è come se si diano dei graffi, come se si procurino dei graffi, scusatemi, è come se si facciano degli scarabocchi su un'opera d'arte. E questo atteggiamento umano, una spiegazione del male che eliminerebbe Dio, che si scaglierebbe contro Dio, diventa, lo capite bene, molto banale. E solo nella prospettiva dell'esistenza di Dio, piuttosto di un Dio buono, di un Dio che ci ama, e solo nella prospettiva di un'eternità beata, felice, il paradiso per noi cristiani, che anche la sofferenza, che anche il male morale o materiale che sia, trova una spiegazione, può trovare un senso in noi uomini che ci chiediamo sempre perché, 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 senza trovare innanzitutto un come affrontare tutti i problemi. E allora ci viene nuovamente in aiuto Gesù attraverso colui che purtroppo si è procurato il nomignolo dell'apostolo razionalista Tommaso, eh? Ci viene in aiuto Gesù quando dice a Tommaso: ah bello, perché tu hai veduto, hai creduto, ma beati coloro che crederanno senza aver visto. E negli Atti degli Apostoli effettivamente noi sperimentiamo come l'esempio di Gesù stimoli la comunità cristiana primitiva a questa condivisione dei beni, a questa carità, a questa generosità che trasforma il male, come può essere quello della ingiustizia e dell'iniqua ripartizione di beni, in solidarietà e quindi in bene che si moltiplica, in risorse che diventano di destinazione universale, come da sempre ci ha ricordato e ci ricorda la dottrina sociale della Chiesa. E poi ancora nella prima lettera di San Pietro Apostolo vediamo come il credere, l'atto di fede dell'uomo, l'adesione alla sua rivelazione diventi un motivo di gioia e di pace, ma non come un'illusione oppiacea, come avrebbe detto Carlo Marx, no? Con il suo materialismo dialettico, in una dicotomia, in una polarizzazione della nostra società in permanente conflitto di classe, ma diventa una prospettiva, la nostra fede, di spiegazione e di realizzazione e raggiungimento di quelle realtà che non ci sono date ancora da fruire, ma che sono belle, perché la sofferenza non è il punto finale della nostra vita, la morte non è il punto finale della nostra vita, ma è l'inizio della vera vita, come diceva Santa Teresina. E concluderò attraverso anche questo aiuto iconografico dell'immagine di Gesù misericordioso con le rivelazioni a Santa Faustina Kowalska, la veggente della misericordia divina, che da Vilnius, oggi è la capitale della Lituania, ma dunque questa religiosa è morta nel 1938, ma all'epoca faceva parte della Polonia storica, anche la Lituania, ebbe delle apparizioni di Gesù, il quale si manifestò proprio così come noi lo vediamo in questa splendida immagine: Gesù, confido in te,
con due raggi, uno rosso e uno bianco, l'amore e la misericordia. Perché senza il perdono, senza la misericordia, non ci può essere amore. Volere bene solo a chi ci vuole bene, a chi ci fa del bene, a chi è nostro parente, amico e conoscente, è un cristianesimo banale. Se andate dai musulmani, se andate dai buddisti, dagli shintoisti, dai pagani, è chiaro che vogliono bene questa categoria di persone che li riguarda, riguarda loro. Ma per noi cristiani c'è il superamento del male, il superamento di noi stessi. Qui la risposta al male morale o materiale con il perdono, che significa nuova creazione, riabilitazione dell'altro, degli altri, di noi stessi. Un'altra veggente, che cito col beneficio di inventario, fino a quando la Chiesa omologherà le sue rivelazioni, ma è molto popolare, Maria Valtorta, che commentò tutta la Bibbia, ci presenta quel dialogo di Gesù con Giuda, quella preghiera accorata per Giuda, alla quale si unisce anche la Beata Vergine Maria, Madre della Misericordia, perché chieda perdono, perché si converta da quel gesto nefasto del tradimento del Maestro. Cosa che San Pietro fece. San Pietro rinnegò Gesù, certamente non lo consegnò ai capi del Sinedrio, come fece Giuda per 30 denari, ma mentre Gesù si pentì e pianse amaramente, fino poi a vivere la sua esperienza di crocifissione cruenta, sacrificando se stesso per il Signore, Giuda si tolse la vita. È la disperazione. Anche questo passaggio è molto importante, la disperazione. Perché quando non c'è l'amore, quando non c'è la fede, non si ha più una prospettiva futura, storica o metastorica che sia. E quindi, disperati come si è, si cerca l'oblio, l'annientamento di se stessi, degli altri. È terribile. Benedetto XVI lo spiega molto bene invece nella Spe Salvi e nella sua prima enciclica Deus Caritas Est, Dio Amore, collocandosi in quel filone della misericordia di Dio verso l'uomo, inaugurato nemmeno da Giovanni Paolo II, ma possiamo dire anche da Giovanni XXIII, quando inaugurò il Concilio Vaticano II, nel quale per noi cristiani, in virtù della fede, la speranza è già realizzazione delle cose che aspettiamo, delle cose che attendiamo. Perché? Perché Dio ci ama, perché Dio c'è, perché Dio è presente nella nostra vita. Allora lasciamo fare a Dio. I nostri nonni, i nostri genitori ci dicevano popolarmente: lascia fare a Dio, quando eravamo preoccupati per qualche cosa e quando forse o non forse lo siamo ancora. Lascia fare a Dio. Allora lasciamo fare a Dio. Ma qui, ma lì, il coronavirus, l'economia, lasciamo fare a Dio. Lasciamo fare a Dio, però ascoltiamo la voce del Signore e viviamo secondo le sue sante ispirazioni, questo sì. Viviamo non come se Dio non esistesse, diceva Benedetto XVI, ma come se Dio esistesse, etsi Deus daretur, ecco, di Tomasiana memoria, ma l'ha citato Benedetto XVI, e facciamo della misericordia di Dio la consapevolezza e l'elemento anche della nostra elezione. In unione e in comunione con Papa Francesco, che da vescovo, già in Argentina a Buenos Aires, fece dello sguardo misericordioso di Dio verso gli apostoli, misericordiando, atque leggendo, è il suo motto, proprio perché Dio ci guarda in quanto ci ama. Siano lodati Gesù e Maria.